La principale problematica ambientale affrontata dal progetto Life Granata è quella della conservazione di un habitat adatto per diverse specie di uccelli prioritarie e di interesse comunitario. Questo habitat sta lentamente, ma gradualmente e inesorabilmente, scomparendo. E questo è il risultato di grandi processi di trasformazione socio-economica del territorio del Prato Magno. Abbiamo visto l'abbandono di pratiche di gestione tradizionale che mantenevano il mosaico, una struttura variegata della vegetazione che favoriva le specie di uccelli. Beh, tutto questo oggi è andato scomparendo e quindi la vegetazione è cresciuta, si è accumulata tantissima biomassa, molto continua su tutto il Prato Magno. E questo genera anche un altro grosso problema, quello del verificarsi di incendi estremi di grandi dimensioni, che diventano un problema ambientale per la quantità di emissioni che producono, ma anche un grosso problema di protezione civile e di sicurezza dei cittadini. La soluzione passa dal tornare a gestire il territorio del Prato Magno con tecniche sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico. Il progetto Life Granata integra diverse soluzioni tecniche e qua parliamo di una di queste, quella del fuoco prescritto, ovvero l'applicazione scientifica del fuoco in determinate condizioni ambientali da parte di personale addestrato su superfici pianificate per ottenere degli obiettivi. In questo caso l'obiettivo è proprio quello di rinnovare la componente arbustiva. Vedete qua un arbusto di erica. Si capisce che è passato il fuoco perché c'è il carbone, ma vedete che la ceppaia di erica sta ricacciando con ricacci vigorosi. Abbiamo modificato la struttura, ridotto la presenza degli alberi, che sono quelli che stanno invadendo l'habitat 4030, per favorire invece quella struttura che consente agli uccelli di tornare a cibarsi, riprodursi e vivere in questo ambiente. Il fuoco prescritto è una tecnica di applicazione esperta del fuoco su superfici pianificate da parte di personale appositamente addestrato e che segue un progetto e quindi delle finestre operative che sono state predefinite e che consentono di operare in sicurezza, ma raggiungere gli obiettivi che sono quegli obiettivi di conservazione dell'habitat. Gli interventi nel Life Granata vengono realizzati dagli operatori esperti della regione toscana. E qua entra un'altra delle interazioni importanti all'interno del progetto Life Granata, cioè ovvero qua facciamo una gestione che noi chiamiamo al cubo, perché facciamo conservazione dell'habitat, perché facciamo prevenzione incendi, ma al tempo stesso, attraverso il fuoco prescritto, addestriamo gli operatori A e B alle tecniche consapevoli di uso del fuoco. Le criticità del fuoco prescritto sono diverse. Innanzitutto, l'applicazione del fuoco è strettamente legata alle condizioni meteorologiche, che non possiamo governare, che possiamo provare a prevedere. E quindi è una tecnica che può essere applicata soltanto in una finestra di direzione e intensità del vento, di umidità dell'aria e del suolo. E quindi incontrare le condizioni giuste per poter operare in sicurezza e raggiungere gli obiettivi gestionali non è facile. L'altra criticità è che ci va personale altamente addestrato, in grado di realizzare degli interventi senza correre dei rischi e soprattutto raggiungere gli obiettivi dell'intervento e quindi riduzione della continuità orizzontale e verticale della vegetazione. E anche qua trovare personale sensibile a questi aspetti e al tempo stesso molto bravo a governare il fuoco non è così facile. Però affrontare un programma di fuoco prescritto porta molteplici benefici e quindi è replicabile in tutti quei territori dove si cercano delle soluzioni tecniche che possono essere integrate su molti aspetti del governo del territorio, dalla prevenzione agli incendi boschivi, alla conservazione di habitat, alla rinnovazione delle foreste, alla conservazione dei pascoli e quindi alla manutenzione delle aree pastorali per migliorare anche la qualità del foraggio. E quindi il fuoco prescritto è una
soluzione che consente di integrare multipli obiettivi. E inoltre è una tecnica che riesce a essere realizzata anche laddove è difficile arrivare, per esempio, con mezzi meccanici, perché è possibile utilizzare il fuoco anche in condizioni più complesse per invece la movimentazione dei mezzi, e quindi diventa una soluzione che può essere integrata in un sistema invece di gestione più ampio di un territorio. E anche a dei costi competitivi, perché comunque i costi del fuoco prescritto, laddove hai del personale specializzato, vanno dai 300 ai 1500 euro a ettaro, che in alcune condizioni sono competitivi rispetto ad altre forme di gestione della vegetazione. E infine è replicabile in quei territori dove c'è interesse per effetti specifici del fuoco, perché il fuoco non è uguale a tagliare la vegetazione, il fuoco è un disturbo naturale che genera effetti particolari che possono essere di grande interesse, come per esempio migliorare certi aspetti della fertilità del suolo o stimolare alcune strategie di rinnovazione della vegetazione.